Oggi trasformiamo il tappo di un barattolo in una bellissima ghirlanda. Questa è arte per te, arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per Te, video di Natale ragazzi, il primo video di Natale di Arte per Te, un video dedicato al riciclo creativo bellissimo, come trasformare un vecchio tappo di barattolo in una bellissima ghirlanda, che può essere una ghirlanda da appendere all'alberello, una ghirlanda da usare come segnaposto, come fermatovagliolo, come calamita, insomma decidete voi la destinazione, ma realizzatele insieme a me. Prima però vorrei invitarvi a seguirmi anche su Instagram e quando cercherete su Instagram Arte per Te, taggatemi con l'hashtag Arte per Te Video e fatemi vedere una vostra opera creativa, perché io, se sarò colpita dalla vostra creatività, la porterò in video con me. Oggi vediamo chi scelgo, Oggi è il turno di questo tenerissimo lavoro di Mara Artist 81, che ha fatto questo dolcissimo orsacchiotto con un dischetto di legno. Guardate che bello! E grazie soprattutto per seguirmi. Ti mando un grande bacio e complimenti per il tuo lavoro, perché è veramente dolcissimo. Brava, brava, brava. Bene ragazzi, quindi anche voi potrete essere portati nei video di Arte per Te se mi taggerete su Instagram con l'hashtag Arte per Te Video. Seguitemi anche su Facebook, 3 video al giorno dedicati alla creatività per sviluppare sempre più la fantasia e per farvi compagnia. Adesso basta parlare, spostiamoci sul piano da lavoro e andiamo a creare le nostre bellissime ghirlande. Ed ecco l'occorrente per creare la nostra ghirlanda con un tappo di qualunque barattolo. Eccolo qua, io ho una dimensione standard di 8 centimetri, ma voi potete farlo della dimensione che più preferite. Della vegetazione natalizia, quindi un po' di abete, del pungitopo, colla vinilica e glitter, pistola per colla a caldo e relativa stecca, nastrino di raso rosso per un fiocchetto e cordoncino rosso per l'attaccatura, per fare il gancetto di attaccatura della ghirlandina, forbici e cutter, chiodo e martello, una scatolina per contenere il glitter, un cuoricino per decorare, un pezzetto di acetato, questa carta trasparente che fungerà da vetro della mia ghirlanda cornicetta, è una foto del bimbo che vorrete mettere in cornice. Allora, questo è Enzo, va bene, io prenderò la foto di quando era ciccio bello, di quando era un neonatino. Questo sarà il soggetto della mia ghirlandina. Come prima cosa prendiamo il nostro tappo e pratichiamo un forellino qui con chiodo e martello. Sarà molto semplice, l'importante sarà proteggere il piano da lavoro con un pezzo di legno, perché sennò bucherete. Ok, dopo aver forato, togliamo con il chiodino ancora inserito e spostiamo a destra e a sinistra per allargare leggermente il foro. Da questo forellino, questo qui, passerà il laccetto che terrà, ecco questo forellino qui, passerà il laccetto che terrà appesa la nostra decorazione. Ora prendo la foto e la cerchio, quindi individuo il soggetto del mio quadro. Bellissimo! E ritaglio la mia foto, che nel mio caso è una fotocopia a colori, non è una foto. Voilà! Perfetto! Muoti, che bellino! Messa la foto, la assicuro con un proprio pochissima colla a caldo. A questo punto prendiamo la circonferenza anche per l'acetato e quindi la ritaglierò. Tagliata la circonferenza, vado ad incastrarla all'interno del tappo, così
e così la foto rimarrà protetta. E con della colla vinilica passo dapprima sul retro, ne metto abbastanza a ricoprire tutto, ma non grondante. E come prima cosa appiccico il cuoricino, così. Inserendo le dita all'interno, ripasso anche sul bordo. Versiamolo in una vaschetta e tuffiamo il nostro tappo. E facciamo prendere ben bene di glitter tutti i margini. Come vedete, sul bordo ancora non sto andando, andrò successivamente. Quello che ne avremo sarà questo. Eliminiamo l'eccesso di glitter e facciamo asciugare 5 minuti. Nel frattempo preparo i miei pezzi. Quindi prendo il mio agrifoglio, che è durissimo da tagliare, sappiatelo, quindi munitevi di forbici abbastanza grandi. Quindi prendo nuovamente la mia cornicetta e questa volta vado a mettere la colla anche nella parte sommitale, così tuffiamolo a faccia in giù. Tutto sistemato, lasciamolo asciugare un pochino. Mentre il tappino asciuga serenamente e sicca serenamente, prendo un 20 cm di nastro e creo il mio fiocchetto. Piego il nastro così, a N, quindi giro leggermente così, poggio sul retro e abbasso così, ok? Per chiuderlo userò del cordoncino, già che ce l'ho, ma potete usare anche lo stesso nastrino. Elimino l'eccesso, piego la caduta e taglio dal basso verso l'alto, così, per fare la coda di rondine. Prendo il mio agrifoglio, sul retro poggio della colla a caldo e partendo dal centro una fogliolina dietro l'altra, attacco tutte le mie foglioline di agrifoglio sul retro. Se volete che il vostro agrifoglio non cambi mai di colore, vi consiglio di dare dapprima una spruzzata del colore che desiderate, dorato, verde, argentato. In questo modo la vostra ghirlanda rimarrà stabile nel colore. La mia, essendo soltanto a scopo semplificativo, la sto facendo con i colori naturali. A questo punto, una volta asciutto il retro e i laterali in modo che io possa toccare ben bene, spostiamoci a lavorare sulla parte anteriore. Qui posso decidere o di tagliare soltanto, per esempio, un margine delle foglioline, un bordino, ed attaccare proprio così tutto il pungitopo, e sarà proprio quello che farò perché mi viene molto più semplice. Poi riempirò con le foglie di abete, passo la colla sul gambo del pungitopo, adagio, un coccorino che esce tra le fresche frasche lui. E adesso prendiamo i pezzettini di abete, così, i ciuffettini, e inseriamoli quella lungo la composizione. Allora, intanto faccio passare il laccetto dal forellino prima che diventi una cosa impossibile. Quindi trovo il foro, lo riallargo. Facciamo un bel nodino,
tagliamo l'eccesso, punto di colla e tiriamo su. Una volta inserito il laccetto, riempio anche tutta la parte superiore di vegetazione. Compendio di tutto il ben fatto, un punto di colla sul fiocco e proprio al centro fissiamolo ben bene. Ora ditemi in quanti riusciranno a capire che questo prima era un semplice tappo di barattolo e soprattutto ditemi se non è troppo bello. Allora vi lascio le foto e noi ci vediamo dopo. Ciao e buona preparazione al Natale! Visto che carine le nostre ghirlandine, immaginatele sul vostro frigorifero come tante calamite o adagiate al tovagliolo durante le scene di Natale. Io credo che sia la soluzione più carina per riciclare tantissimi tappi che altrimenti finirebbero nella spazzatura. E allora taggatemi magari proprio con queste ghirlande e noi ci vediamo sempre qua per il prossimo video. Da Ombretta e da Arte per Te è tutto, è iniziata la corsa al Natale, ciao!